A novembre è uscito il video della settimana solo fast food e ha fatto 100.000 like in un giorno. Ne ha raggiunti 150.000 in una settimana e ora è più di 180.000 like. Ci è voluto un po', ma benvenuti nella settimana solo biscotti. Ovviamente se volete un'altra settimana solo, scegliete voi stavolta quale settimana fare qua sotto nei commenti. E stavolta voglio esagerare, arriviamo a 200.000 like. E a 200.000 like farò un'altra settimana solo. E stavolta è solo biscotti, ai livelli della settimana solo gelato. E in più questa settimana porta una novità che aspettavamo veramente da tanto tempo. Su Bulk Powders, oltre ad esserci il 70% di sconto, che è uno dei migliori sconti sul sito, c'è il biscotto Foils, il codice che voi aggiungete alla fine dell'ordine dopo che avete speso più di 65 euro sul sito. E in regalo al carrello vi verrà aggiunto un pacco da 12 biscotti ipotetici, questi qui che costano più di 20 euro. Vi basta andare sul sito che sta qui sotto nel link, fare un carrello da almeno 65 euro, aggiungere il codice biscotto Foils e avrete in omaggio i biscotti ipotetici. Ci sono delle regole in questa sfida che vi dico velocemente. Prima di tutto posso mangiare solo biscotti, quindi tutto quello che è consigliato è un biscotto. Seconda cosa, mangerò il mio fabbisogno giornaliero ogni giorno, quindi dalle 2005 alle 3000 calorie calcolate tutte con i biscotti. Per mantenere un apporto proteico alto mangerò almeno 3-4 biscotti proteici al giorno, che hanno 28 grammi di proteine, così non diventiamo secchi all'improvviso. È molto ben accetto il latte. Potrò fare 3 pasti al giorno e ad ogni pasto dovrò mangiare, oltre che questi biscotti proteici, 3 diversi tipi di biscotti. Per il primo pasto ho scelto di comprare Milka XL Cookies, dei Gran Turchese al cioccolato e una tipologia di biscotto che non ho mai provato, le pannocchie del mulino bianco, mai provate in vita mia, e ovviamente un biscotto proteico di Bulk Powders. Mi sono fatto la tazza nuova per l'occasione. Milka XL Cookies, 117 calorie per biscotto. Ah, faccia Luca. Buono. Ogni volta il primo giorno della settimana solo è facile, è dopo che diventa difficile. Ovviamente il nostro biscotto Foils. Sapete che sono esattamente 2 anni che collaboro con Bulk Powders e sono 2 anni che mangio questo biscotto proteico? Ebbene sì. Ma quant'è che non mangiavo latte e biscotti. Assaggiamo dopo tanto tempo, dopo anni e anni, i Gran Turchese. Che belli erano. Ogni biscotto ha solo 58 calorie. Le pannocchie sono piccoline a quanto pare, perché sono di 8 grammi e hanno solo 38 calorie ogni biscotto. Che carine. Molto semplici. Come prima colazione siamo arrivati a 658 calorie. Essendo che devo arrivare a 2500 calorie / 3000, mi terrò leggera colazione per poi mangiare di più a pranzo e a cena. Siamo arrivati alle 13:54 minuti ed è l'ora del pranzo. Allora, per pranzo voglio togliermi qualche sfizio. Oggi proveremo i Grisby, nuova edizione con cioccolato fondente e vaniglia, i baiocchi e questi, i signor Choc, mai provati in vita mia. Ci servono le proteine. Allora, un Grisby, so che è veramente tanto calorico, di 87 calorie per biscotto. Mi coglioni. Si sentono tutte le 87 calorie. Che fai, te ne fai un paio. Sembra iniziare tutto bene questa settimana. Chissà cosa può andare storto. Tra tipo 3-4 giorni avrò la dissenteria, i latticini mi avranno ucciso. Potrei non arrivare alla fine della settimana. Biscottino proteico, stavolta cioccolato bianco e lampone. 3 biscottini signor Choc. Ricordano molti pandistelle. Non mi viene da ripetervelo, ma mi sembra ovvio che non dovete riprovare a casa video di questo tipo. Lo facciamo per intrattenere, perché a voi piace, e quindi noi lo facciamo per accontentarvi. Però è meglio che voi non lo fate a casa, insomma. Fortunatamente è una settimana, fosse stato un mese ti dicevo, tiè, biscotti migliori del mondo. Solo sto pacchetto c'ha 286 calorie. Che fai, te ne privi? I baiocchi sono sempre buoni. Ah sì, ovviamente voglio vedere alla fine della settimana quali saranno stati i biscotti più buoni. I baiocchi sono ancora i primi della lista. Questo pranzo ci ha già portato la bellezza di 969 calorie, che calcolate alla colazione siamo già 1627. Lo vedete qua? Vuol dire che alla fine della giornata me ne mancano circa 1000. Ore 20:52, sono riuscito ad allenarmi, ho bruciato 700 calorie e sono pronto per gustarmi il terzo e ultimo pasto della giornata, che è composto ovviamente da biscotto proteico Bulk, biscotti Hit, gli Oreo di Chiara Ferragni che ho preso un po' di tempo fa, i McVitie's Teens, sono stati consigliati, non ho idea se siano buoni o no. Vado prima di tutto a scaldare il latte stavolta. Cominciamo subito con gli Hit e via. Ma sai che so, forse più buoni dei baiocchi. Com'è possibile? Sono veramente veramente buoni. Con questo biscotto proteico raggiungiamo quasi 100 grammi di proteine oggi. Insomma, sono pure pochi.
Senti il biscotto Lodego con latte un po' più tiepido, veramente buono. Proviamo la grande star della serata, i Double Oreo di Chiara Ferragni. Circa 70 calorie a biscotto. Mancano gli Oreo. Biscotti con latte caldo spaccano. Proviamo questi Teens a 32 calorie. Sono piccolissimi, grazie al cavolo. Facciamo 7 così finisco tutta la fila. Il problema di mangiare solo biscotti è che mangi poco voluminoso e tanto calorico, quindi perennemente tutto il giorno avrò fame. Buoni. Ma perché uno dovrebbe scegliere questi a questi? Cioè, molto meglio questo che questi. Alla fine della giornata sono arrivato a 2672 calorie. Io direi che per essere il primo giorno potrei anche fermarmi qui. Ci vediamo direttamente nel giorno 2, quando sarà ancora più difficile trattenersi. Giorno 2, è mezzogiorno e 02 e devo ancora fare colazione. Per colazione ho scelto due cose che non ho mai provato, vi faccio vedere dopo. Gli abbracci, che erano uno dei miei biscotti preferiti da piccolo, e ovviamente il biscotto proteico di Bull Powder. Direi di iniziare come sempre dal nostro biscotto proteico, che questa sfida è difficile perché mangio tanto calorico ma poco sostanzioso. Sapete che non ho mai provato gli Oreo Thin? Non che io abbia ricordi. 4 biscotti, 117 calorie. Non cambia niente dai normali, sono sempre la stessa cosa. Devo dire che sono molto piacevoli, anche perché sono Oreo, sempre buoni. Passiamo ai miei biscotti preferiti quando ero bambino, gli abbracci. Ognuno ha 53 calorie. Cioè, con i biscotti ti giri un attimo 1000 calorie. Proprio biscotto, è buono. Ringo con crema al cocco, ogni porzione ha 128 calorie. 3 biscotti contati. Era meglio vaniglia o cacao. Cocco bocciato. Secondo i miei calcoli molto affidabili siamo a 764 calorie e non ho mangiato assolutamente nulla. Ci vediamo direttamente al pranzo. Per pranzo voglio provare dei biscotti americani, quindi sto andando al negozio di alcuni miei amici, tra cui Mocio, e ha detto che mi farà provare dei biscotti particolari americani. Buon salve, saluto da Covid Reverence. Ci troviamo da Affamati USA. Guarda, ti do anche il biscotto della fortuna cinese, perché non so se lo sai ma è americano. Non è vero. Assolutamente sì, non è cinese ma è stato inventato dai cinesi americani, per cui vai, aprilo e leggi la frase. Ma è una menzogna, sono sicuro. Devo capire se sono fortunato o no. Vai, cosa dice? Boh, che vuol dire sta frase? Allora, ogni bambino è nato in un mondo che è meglio dell'ultimo. E che c'entro? E che ne so, sei sfigato. Mi hanno truffato, palese. Spesa fatta, ora bisogna trovare un posto in cui mangiare. Siamo arrivati al nostro pranzetto delle 5 ormai. Si è fatto un po' tardi, ma niente di che. Gli Oreo Birthday Cake, devo dosarli perché sono tipo super calorici. Sono Oreo super super zuccherati. Questi chiaramente potrebbero essere o buonissimi o fare completamente schifo. Non è né buonissimo né schifosissimo. È fresco. Tra i miei preferiti, quelli al peanut butter. Beh, ovviamente dentro c'è la crema al burro d'arachidi. Però il peanut butter è molto più buono. Ma tipo di 10 livelli. Red Velvet, questi qua li avevo già provati, sono molto buoni. Due biscotti hanno 140 calorie. Sono più calorici semplicemente perché sono doppi e pieni di crema. Molto buoni. Non preoccupatevi, tutti i biscotti che avanzano ho qualcosa in mente, non è che io ora butto il cibo. Comunque, biscotto proteico, perché sapete il rito è ogni volta che c'è un pasto biscotto proteico, perché devo mangiare un po' di proteine durante la giornata. Buonasera signor Maghetto, benvenuto nella mia umile cena di biscotti. È molto ridere questa cosa. Che tu mangi normali e dovrò mangiare solo biscotti? Ok, io vorrei mangiare la tua roba in realtà. Io la tua. Iniziamo subito con un biscotto proteico, come tutti i pasti. Comunque biscotto proteico con latte caldo spacco. Siamo al secondo giorno, ma voglio dirti una cosa. Cos'è che secondo me, mantenendo le mie calorie giuste, probabilmente a fine settimana dimagrirò come la settimana solo gelato? Cioè l'unica cosa che puoi mangiare non ne hai voglia, ti viene da mangiare di meno e quindi a quanto pare riesco a resistere. Oggi andremo a provare dei buonissimi pan di stelle, due biscotti pan di stelle per cena, due gran cereali. Quanto spacca il gran cereale caldo? Terzo biscotto della serata, biscotto Milka Sensation. Cuore morbidissimo. Ne aspettavo molto di più da questi biscotti, sono rimasto deluso. 118 calorie a biscotto. Schifo, va molle. Cioè, a chi piace moscio, a chi piace duro. Ciao, mi scemo, scusa. Effettivamente. Mangerei persino la tua zucchina. Non aggiungerò altro. E così due biscotti. Dichiaro finita anche questo secondo giorno di solo biscotti. Ci vediamo domani mattina per la colazione. Giorno 3, ore 10. E 21, sono andato a dormire tardi ieri sera ed ho perennemente fame. Cominciamo ovviamente col biscotto Foyce. Stamattina latte freddo perché si è rotto il microonde. Non so quanti anni è che non mangio un galletto. Il latte comincia a darmi problemi. Penso se fossi intollerante al lattosio. Poi intollerante. Ah, giusto, è vero. Ecco perché scorreggi così tanto. Ti accorgi che prendi troppi latticini quando dalle 3 volte al bagno al giorno ci vai già 4, 5. Io ci vado una volta al giorno. 3 pasti, 3. Scusa, poi come vivi? Ti ho insegnato. Se va bene, un altro giorno. Bocciole.
Ma quanto sono buone le gocciole? No, dalla biscuits. Ognuno di questi biscotti ha la bellezza di 71 calorie. Questo perché sono pieni zeppi di Nutella. Ora che li mangio, posso dire che i bagliocchi erano più buoni. E anche questa colazione l'abbiamo finita e ci troviamo a 777 calorie. Ci vediamo direttamente al prossimo pasto, che sarà a casa di Moccio per provare a cucinare dei biscotti al bacon. Vediamo un po'. Ore 17 e 27. Ho appena finito in palestra e mi sono allenato bene. Però stiamo per andare da Moccio e non potevo non mangiarmi un biscotto proteico, perché cioè dopo l'allenamento c'ho fame. Sono le 5 e mezza. Il pranzo arriverà insieme alla cena tra non so quante ore. Quindi devo farmi una domanda velocissima. Su Instagram ho fatto una storia chiedendo se questi fossero o non fossero biscotti. Tipo in 13.000 persone hanno detto sì. Però effettivamente c'è scritto Choco Waffle. Scrivetemelo voi dopo nei commenti, perché non li mangerò. Non mi fido, non voglio sgarrare. Ma soprattutto questo biscotto congelato alla panna e cacao, è un biscotto? Non è un biscotto? Questo è pasta frolla comunque. C'ho il dubbio. È fantasticamente buono sto coso. Non lo so, fatemelo sapere voi nei commenti. Andiamo a provare il biscotto al bacon, va? Ho sentito biscotti al bacon. Ti ho visto un po' deperito, devo dire. Va bene mangiare i biscotti quelli lì, sì, confezionati, però dei miei biscotti fatti in casa. La ricetta in realtà è molto semplice, ho già preparato tutti gli ingredienti perché sono un professionista. 10 fette bastano. Lo zucchero ne vogliamo parlare? Ah, questo è lo zucchero. Ma è di canna! Ma io pensavo fosse farina, tipo. Cioè, quello è zucchero. Dovrebbero venire all'incirca 8 biscotti. No! Cioè, sono un attimo... Ho paura. Esatto, è chiuso. Bacon. Ah sì. 110 grammi di zucchero normale. Ho messo l'uovo, fratellino. Farina per dolci. Farina normale, 00. Amido di mais. Bicarbonato. Questa ricetta meritava tranquillamente un video a parte. Biscotto gigante tipo al bacon. 6 kg di biscotto. Bacon sbriciolato. 200 grammi circa di burro d'arachidi. Abbiamo appena calcolato che tutti gli ingredienti insieme hanno 7000 calorie. Moi sappiamo biscotto. Quasi 1000 calorie a biscotto, eh. Delle bombe. Biscottino? No, vabbè. Cioè, è il mio primo biscotto al bacon. È la prima cosa salata che mangio in 3 giorni. Ok, 1250 calorie, ma cioè le vai tutte dalla prima all'ultima. Un po' capito. Mi sono un po' lo Giorno 4. Ieri sera non ho nemmeno cenato, dato che era arrivato a 2500 calorie mangiando un biscotto. Poi comunque biscotto era una sleppa tanta. Il fatto di non poter mangiare altro oltre i biscotti mi sta facendo passare completamente la fame. I biscotti a me non vanno più. Anche se comunque alle ore 11 un pochino di fame mi viene. Biscotto proteico. Ieri è stata la giornata in cui ho mangiato meno proteine in assoluto. Non ho mai provato i Ringo sottili al cioccolato. Sono tipo la versione Ringo degli Oreo Thin. 190 calorie una porzione. Ringo Pippo. Comunque i Ringo non sono male. Abbiamo adesso i Plasmon e nascosti qui dietro. I nascondini. Un biscotto ha 19 calorie. Ne puoi mangiare tantissime. Sono tornato bambino con questo video. Partiamo con i nascondini, che erano uno dei miei biscotti preferiti sempre da piccolo. Chissà perché si chiamano nascondini comunque. Sti cavoli nascondini sono proprio buoni. E con questa colazione da 3 cose sono arrivato a 825 calorie. Ci vediamo al prossimo pasto. Mi sono appena fatto una passeggiata di 7,30 km e probabilmente dopo mi allenerò. Quindi potrò mangiare un po' di più oggi. Non è che ho tutta sta fame comunque. Comunque ho scoperto che esistono veramente, veramente tanti tipologie di biscotti. Per esempio abbiamo gli Hershey e i Reese's a forma di biscotto, che secondo me saranno la fine del mondo. 2 tipologie di biscotti americani, che sono cookies and cream e brownie. E soprattutto in questo pasto abbiamo gli Oreo per Supreme. Iniziamo subito dal biscotto, così prendiamo subito le proteine. Un tentativo, eh. È arrivato il momento di assaggiare gli Oreo per Supreme. Effettivamente lo trattare un po' male. Questo è intero. Quanto bello è. Ma non è normale. Ma è super normale. Effettivamente è un pochino più zuccherato, ma... Guarda gli Oreo normali. Passiamo ai biscotti americani. Un biscotto, 82 calorie. Ma
Non ho mai mangiato niente di peggiore. Non so ancora qual è il biscotto migliore della settimana, ma quello lì è il peggiore. Perché? È palesemente una marca di biscotti. Una cosa non lo fa buona. Una. E ora tocca ai due grandi combattenti di questa sfida. 546 calorie per 100 grammi. È buono quanto lo ieri sera. Proviamo poi gli Hershey Cookie. Proviamo. È probabilmente uno dei più buoni. A top questi. Sono migliori. E con questo pranzetto leggero ci portiamo a 1481 calorie. E a cena andremo a un ristorante di un mio amico che mi farà un menù totalmente biscottariano. Possibile che sono così bello? Cioè è difficile essere così bello. Sto andando dai miei amici al ristorante La Vecchia Guardia che mi hanno preparato un menù solo biscotti tutto per me. Tipo un menù biscottariano. Il nostro menù biscottoso. Antipasti, primi piatti, secondi, il dessert. Ma io penso ordinerò tutto il menù. Allora, il menù te lo faccio. Attenzione ai piatti che ti fa da gourmet però. Ma benissimo. Te, te li metti, te li, ti fa una roba. Ricordati che è extraterrestre. Sì, sì. Cioè, non è che domani trovi. Il cuoco non ci credeva che avrei mangiato davvero solo biscotti. Questo è un antipasto, è un dolce tarallo di grano tenero allo zenzero con gocce di cioccolato. Te lo giuro, il biscotto allo zenzero spacca. Ma è buono. Biscotti gourmet. Lo spacca. Oh. Questo è il classico frullino alla farina di riso e burro di polzione del parmigiano reggiano. Aggiungo io su un letto di crosta di parmigiano. Ma mica tutti, ci ha fatto. C'è un livello di cucina che voi non avete idea. Questo fortuna. Lo dovete mettere nel menù. Spacca. Da qui ci siamo impegnati, eh. E chi la vuole la vostra cotoletta? Ventaglietto di sfoglia ariosa con letto, con letto di meringa, esatto. Dico tutto letto, qui su tutti i letti, casa mia. Potrei abituarmi. Comunque alla fine avrò una degustazione di tipo altri 7 piatti. Quindi alla fine della giornata avrò mangiato sicuramente più delle calorie che mi ero prefissato. Sempre meglio. Bacio di dama con sole nocciole GP del Piemonte e crema di cioccolato. Via subito. Buono. Ora tocca passare ai secondi piatti. Questo era il primo, ora passiamo al secondo. Fingerfood. Spacca. Degustazione top. Non mi è fottuto il piatto con zucchero davvero. Frullino con marmellata di bosco. Alta cucina, eh. Mi chiedo se lo spacca. Croccante d'arachide. Croccante d'arachide. Ma mankind won't be destroyed. Salta cucina. È buona. Buongiorno. C'è da dire che ogni volta che faccio queste sfide una settimana solo mi stupisco del fatto che gli altri mangino cibo che io voglio mangiare davanti a me e riesco a resistere a mangiare i miei semplici e buonissimi biscotti. A cominciare oggi dal cuor di mela. Comunque mi sono calcolato 2500 calorie al giorno, ma sicuramente dovrei mangiarne di più. Sto dimagrendo e non dovrei. Proviamo gli M&M's cookies. 111 calorie a biscotto. Però è bellino, eh. Comunque volevo puntualizzare due cose. La prima è che quando spengo le videocamere non mangio altro, non mangio cose all'infuori dei biscotti. Sono molto serio quando faccio queste cose. Tutti i miei amici che vivono con me in queste settimane lo sanno. Se mi facesse del male, se cominciassi a vedere che, non so, comincio a avere meno energie, cose, comincio a stare male veramente, smetterei subito. Dopodiché passiamo a quello che ho scoperto essere dei biscotti solo ieri. Qua in alto, biscotto a cialda con ripieno di crema o qualcosa del genere. Quindi il Kinder Karts è ufficialmente un biscotto, minchia spacca. Concludiamo questa colazione a 631 calorie. Visto che volevo fare un pranzo un pochino diverso, sono venuto in un rooftop qui a Milano. Ma che bellino il mondo qui. Visto che ci siamo, mangio oggi ho portato dei Kinder Cerealè, Oro Choc, Oreo ricoperti che non mangiavo da non so quanto, questi qua, e un biscotto proteico di Bulk Powders. Con questa vista vi regalo anche un bel biscottino proteico. Questo biscotto sono le uniche proteine che prendo durante tutte le giornate. It's a beautiful day, the rock can stop myself. Oro Choc, biscotti con tavoletta di cioccolato al latte. Comunque noi alle elementari avevamo quello finto, non ci davano quello vero. Proviamo gli Oreo. È
questi sono una buona versione degli Oreo. In vedi di questo video che sto facendo, che non è che è una challenge, sto solo facendo un esperimento. Cosa succede al corpo se mangi 7 giorni solo biscotti? E posso dirti che dopo questa settimana mangerò ancora biscotti. Kinder Cerealè, prima volta che li mangio questi. Si vede proprio che sono salutari. Ognuno di questi è 85 calorie. Calorie buttate. E anche questo pranzo con vista è finito. Ci vediamo direttamente a cena, che ho un compleanno, quindi rimangerò fuori un'altra volta. È ora di cena. Ciao, buon compleanno. Grazie mille. La Madonna, ma stai andando in giro con tutti sti biscotti? Biscottino? Mirra, scotta. Biscotti, ma io, questa è la situazione. Yakitale, io ti risparmio il resto della cena, cioè questi. Ci vediamo domani al giorno 6. Giorno 6, ore 14:39. Siamo al penultimo giorno. Non ho fatto colazione, non avevo fame, non avevo voglia di biscotti. Invece di tre tipologie di biscotti diversi, oltre al biscotto proteico, ne faremo 6. Tenerezze dell'amonio bianco. Proviamo una. Tenerezza al limone potrebbero entrare nella lista dei migliori biscotti, eh? Ho deciso che mercoledì, alla fine dei 7 giorni, utilizzerò questi biscotti per fare degli scambi con altri youtuber. Mi daranno qualcosa da mangiare per il mio giorno di sgarro post settimana solo biscotti. Se non facessi così, finirei per mangiare biscotti per altri 2-3 mesi. Bombastic Burger. Biscotti con ripieno al gusto di cioccolato e latte. Infatti sono mini biscottini con la forma di un hamburger. Un'americanata, secchio e zucchero. Dopodiché proviamo i Golden Oreo, che ho già mangiato tantissime volte, sono tra i miei preferiti dell'Oreo. Come vedete sono semplici Oreo, ma bianchi. Minchia. Questi invece sono dei biscotti al marshmallow. Questi sono molto curioso. Proviamo. Non ne mangerò un secondo. Guarda, lo metto nel latte perché non voglio più sentire questo sapore. Non può far così schifo. Bocciati. È il momento dei Ringo, questa volta alla nocciola. E tre. Che belli Ringo. Dopo aver provato quelli ricoperti al cioccolato, oggi proviamo quelli ricoperti al cioccolato bianco. E comunque, dopo aver provato tutti questi biscotti, questi spaccano di brutto. Ci vediamo direttamente a cena. Dai che manca poco alla fine di questa sfida. Penultima cena, signori. Allora, voglio dirvi, sono stato un'oretta in palestra e questo è il risultato dell'allenamento. Visto che sto mangiando poco questi giorni, ho deciso di aumentare il numero di biscotti che mangerò a cena. Iniziamo subito con i Togo, che ho scoperto incredibilmente di essere dei biscotti. Me li ricordavo più buoni. Proviamo i Ciocco Grano. Questi mai provati io. Non male, eh? Veramente non male. Tra i nostri preferiti sappiamo esserci le macine. Ricordatevi che a 200.000 like farò un'altra settimana solo, che scegliete voi qua sotto nei commenti. Voglio mangiare altro! Ovviamente il biscottino Fois. Proviamo questi biscotti fiocco di neve. Non voglio dire cosa sembrano. Facciamo che me lo tengo per me. Minchia! Oh, buoni, molto buoni. Ultimo, ma non per importanza, pan di stelle bisco crema. Però è carino da vedere. Buoni, ma molto meglio della biscuits. E abbiamo finito anche questa cena. Ci vediamo domani. Buongiorno. Indovinate chi a mezzogiorno non ha per nulla voglia di biscotti, ma ha comunque fame? Biscottone? Ah. Settimo giorno, ho voglia di dolce ma non di biscotti. Comunque posso dirvi che da inizio settimana ho perso 2 kg, soprattutto domani che sarà il mio giorno di sgarro, e scambierò tutti i biscotti che ho mangiato in questi giorni, quelli che ho aperto e che non ho finito, con gli altri youtuber per farmi dare altro cibo in cambio che mangerò nel mio giorno di sgarro. Iniziamo subito con i Grisby giganti presi all'autogrill. Un paio di Grisby. Molto buono. Da quant'è che non mangiavi bucaneve in vita mia? Infatti non erano nulla di che. Proviamo il biscottone. Ogni biscotto 91 calorie. È amaro, sembra un po' amaro a me. Sorpresa delle sorprese, Oro Choc Pocket. Mini biscotti con ripieno di crema al cacao magro. Ma abbondiamo, vai. Facciamo. Buoni. Ho tipo appena peso 202 calorie in 6 secondi. Gocciole Wild. Fai, te ne privi. E no che non te ne privi. Mai provate le gocciole Wild? Farina integrale. Chissà. Meglio normali. Questi mai provati. Una delusione sto biscotto. È stato un pranzo colazione veramente deludente. Ci vediamo a cena per l'ultimo pasto di questa settimana
solo biscotti. Ormai manca solo un pasto e voglio cominciare a dire qual è stato il biscotto più buono che ho mangiato in questa settimana. Qual è stato? Sicuramente non è stato questo. Sicuramente Kinder Cards, molto molto buoni. Bagliocco, Hershey Cookies and Cream, Reese's Pounds, ovviamente Nutella Biscuit. Anche questo non ce lo dimentichiamo, molto buono. Anche le tenerezze al limone mi hanno fatto impazzire. Ma tra questi, qual è stato il biscotto più buono? Non lo so. E probabilmente per avere un sapore diverso sceglierò le tenerezze. Questi tre, signori, sono i tre migliori biscotti che ho mangiato durante la settimana solo biscotti. Siamo arrivati all'ultimo pasto della settimana solo biscotti. Non pensavo sarebbe arrivato quel momento in cui avrei detto basta, non ne voglio più. È stato difficile e me la ricorderò come una delle settimane in cui sono stato più bravo in tutta la mia vita. Mi sono detto una cosa, l'ho portata a termine. Wow. Non fatelo a casa, è una cosa per puro intrattenimento, ci siamo divertiti. Vi ricordo biscotto Foys, codice su Bulk Powders. Detto questo, a 200.000 like faremo un'altra settimana solo, che scegliete voi qua sotto nei commenti, la più quotata. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E ricordatevi, don't worry, biscotto.